Quest'oggi parleremo di come eliminare i brufoli in una sola notte. Vi spiegherò un procedimento semplicissimo, sono 5 step con la quale potete eliminare i brufoli in una sola notte. La causa dei brufoli è vasta, ci sono tantissimi motivi per la quale vi vengono fuori i brufoli e l'acne. Molti possono essere per esempio lo stress, l'alimentazione o il cambio di ormoni, insomma tantissime possono essere le problematiche che scatenano questo problema. Però possiamo in qualche modo rimediare. Partiamo subito dal primo step, che è quello appunto di applicare sul viso, soprattutto nelle zone in cui si hanno i brufoli e le macchie, del ghiaccio. Prendete un po' di ghiaccio e mettete all'interno di un piccolo asciugamano. Iniziate a tamponare la parte interessata, in questo caso dove è presente il brufolo, per un paio di minuti. Dopodiché togliete, fate riposare un attimino la pelle e rimettete di nuovo il ghiaccio vicino alla pelle. Fate questo un paio di volte, quindi mettete il ghiaccio, lo togliete, poi lo riapplicate. Il ghiaccio aiuta ad eliminare i rossori, l'infiammazione, aiuta la circolazione, elimina le impurità presenti sulla pelle, in questo caso l'olio in eccesso presente sulla pelle, e aiuta anche a restringere i pori. Secondo step, lo so, questo sarà un po' disgustoso, ma aiuta tantissimo, ve lo assicuro, è quello di schiacciare un pezzo di aglio. Allora, schiacciate riducendolo proprio a poltiglia o a pezzetti l'aglio e dovete applicare questo sul brufolo o sulle macchie interessate. Allora, lo so che fa un po' schifo e che la puzza è veramente forte, ma l'aglio è un ottimo antibatterico, antifungivo, aiuta a contrastare l'acne e soprattutto aiuta a sgonfiare i brufoli. Se avete la pelle molto molto sensibile, vi consiglio di aggiungere un po' d'acqua. Quindi applicate l'aglio sul brufolo, massaggiate un pochettino, dopodiché fermatevi. Per eliminare l'odore dell'aglio e per continuare gli step, andiamo con il terzo, che è quello di utilizzare un po' di succo di limone fresco ovviamente, non quello in bottiglia che si può trovare al supermercato, ma prendete proprio un limone, metà limone, e prendete un po' di succo, lo applicate sempre sul brufolo, lasciate agire per qualche secondo. Dopodiché risciacquate. Un altro step, e questo è eccezionale, potete applicare un pochettino di olio di tea tree diluito in acqua, quindi mi raccomando diluitelo, pochissime gocce, ne bastano 2 o 3 in un cucchiaino o 2 di acqua, e con un cotton fioc lo andate appunto a immergere e lo andate ad applicare sui brufoli interessati. Il tea tree, che è un antibatterico, antimicotico, antifungivo, è veramente miracoloso per eliminare i brufoli e seccarli immediatamente. Ultimo step, miele, un cucchiaino di miele e un po', proprio un pizzico di noce moscata. Applicate questo sui brufoletti e lasciate agire dai 5 ai 10 minuti, non di più, perché la noce moscata può essere irritante per la pelle. Sciacquate il tutto. Questi due ingredienti insieme sono antimicotici e antibatterici, ottimi alleati per eliminare i brufoli e le infiammazioni. Una volta fatti questi 5 step, potete andare tranquillamente a dormire. Quando vi sveglierete la mattina, troverete i vostri brufoli secchi e soprattutto meno rossi del giorno prima. Se fate questi step uno dopo l'altro, questa è una vera e propria terapia d'urto per i brufoli. Spero che questi miei consigli vi siano utili. Mi raccomando, se è così, lasciate un bel pollice in su, lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere come vi ci trovate, iscrivetevi al mio Instagram, iscrivetevi a tutti gli altri social, vi lascio giù nell'info box il link e mi raccomando attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima!